Voilà, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di Armored Core 6 perché dopo essere stato annunciato ai The Game Awards 2022 sono usciti fuori le prime notizie importanti da parte del team di sviluppo. Questo titolo che è prodotto da From Software e che andrà ad alternarsi alla produzione di Souls-like per creare qualcosa di diverso. E quali sono le notizie che sono venute fuori? Prima notizia, non sarà un Souls Armored Core 6, e meno male direi. Non sarà open world, grazie a Dio, e non sarà un sequel, scelta intelligentissima da parte di From Software. E quindi già comincio a sentire l'eco delle persone che dicono no, ma dov'è Dark Souls 4, ma dov'è Elden Ring 2? Ragazzi, calma, cioè calma, Elden Ring è appena uscito, ancora devono uscire i DLC di Elden Ring e già volete Dark Souls 4. Dark Souls 4 arriverà, Elden Ring 2 arriverà col tempo, non c'è fretta, ma in questo momento c'è bisogno di varietà e From Software lo sa e sta facendo la scelta, secondo me, assolutamente corretta. Innanzitutto perché non deve essere un Souls Armored Core? Per una questione di varietà, semplice varietà produttiva e anche da un punto di vista delle competenze che sviluppa un team di sviluppo, secondo me è molto importante variare la scelta, perché sennò si rischia che nel momento in cui c'è il bisogno di cambiare, in questo momento non c'è il bisogno, c'è la voglia, ma nel momento in cui c'è il bisogno di cambiare non lo si sa fare. Perché è giusto che non sia open world? Beh, perché fondamentalmente quello che è stato fatto con Elden Ring è stato un ottimo lavoro, ma qua si parla di uno stile completamente diverso. Probabilmente From Software ha fatto un'analisi interna e ha capito che non ha in questo momento le capacità per fare un open world in stile mecha, oppure semplicemente non lo vuole fare perché vuole avere una storia più lineare e concentrarsi per avere un'esperienza da un punto di vista tecnico migliore, che chiaramente con l'open world ne risentirebbe. E perché non è un sequel? È un'ottima scelta questa, perché dall'ultimo Armored Core sono passati circa 10 anni. Probabilmente le generazioni si sono anche cambiate in questo momento, ci sono nuovi giocatori e questi non avrebbero la possibilità di capire la narrativa partendo dai precedenti Armored Core. Quindi trovo che questo reboot sarà un reboot, un nuovo inizio per la serie, sia veramente la scelta migliore per far godere al meglio a tutti i consumatori, senza escluderne alcuno, questa esperienza videoludica. E quindi sono stati promessi anche delle boss fight memorabili, un'alta personalizzazione dei mech, e questo quindi non può che far sperare bene. Ciò che invece mi lascia un po' dubbioso è chiaramente la capacità tecnica di From, che sappiamo non essere proprio il fiore all'occhiello delle produzioni From Software, a dispetto invece di una componente artistica sempre spettacolare, e questo un pochino mi mette in agitazione, cioè il non sapere se effettivamente riusciranno a riproporre delle abilità di movimento, delle animazioni in stile Anthem, quindi con quella bellezza, con quella naturalezza di Anthem, che forse è l'unica cosa bella di Anthem, e se devo pensare a delle animazioni con i mech fatte sulla base di quanto è stato fatto con i Souls, che invece da un punto di vista delle animazioni sono abbastanza macchinosi, ecco, anche nel combat system, diciamo, non è la componente, le animazioni dei personaggi non sono le componenti meglio riuscite nei Souls, faccio fatica a immaginarle, ma sono veramente curioso di vedere che lavoro faranno. Ecco, ripeto, non lamentatevi, anche fan dei Souls e di From, del fatto che non ci sia un nuovo Dark Souls 4, un nuovo Elden Ring 2, perché arriveranno. Secondo me è importante che ci sia varietà, ci lamentiamo sempre che i giochi Ubisoft, per esempio, sono sempre uguali, che Ubisoft non innova, fa sempre le stesse cose perché fanno soldi. Qua ci troviamo di fronte a una From Software che potrebbe fare Dark Souls 4, Elden Ring 2 e vendere all'infinito senza problemi, e invece sta sperimentando, ogni tanto cambia genere, ogni tanto cambia stile, come ha fatto con Sekiro e adesso come vuole fare con Armored Core, per recuperare una serie che è stata messa in pausa da tanto tempo e nel frattempo differenziare la propria offerta videoludica. Veramente una scelta che apprezzo tantissimo, nonostante io non sia un fan di From Software, quindi veramente, veramente un lavoro perfetto anche di marketing, secondo me, in questo caso. Fatemi sapere voi in un commento cosa ne pensate, quali sono le caratteristiche che più vi intrigano e quali invece vi spaventano di più di questo nuovo capitolo di Armored Core. Parliamone insieme, io come sempre vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!